Noi ci troviamo in Andria, in via Marco Antonio, al caseificio Santa Croce. Io sono titolare e facciamo tutta produzione artigianale, come si vede, non ci possiamo nascondere. Dall'inizio che inizia a cagliare il latte, fino che alla fine della produzione, ci sono tanti particolari che, se non stai attento, la mozzarella la sbagli. Il latte è solo latte pugliese, noi prendiamo il latte di fattoria di Poggio Orsini, esclusivamente per noi. Sono due fattorie che facciamo la raccolta, ogni mattina latte fresco. Arriva il camioncino, scarica direttamente qui dentro. Io con queste pompe automatico tiro il latte sopra. E poi il latte viene riscaldato a 35 gradi, ok? Viene messo una sostanza che si chiama il caglio. Diventa tutto corposo, un unico corpo il latte. Si rompe la cagliata e si divide in due parti. Una parte diventa pasta filante e una parte diventa siero. Il siero cos'è? È una sostanza che si può fare o la ricotta o, passando da una centrifuga, viene fatta la panna. Dalla pasta filante io posso ottenere o la mozzarella lavorando con l'acqua salata o lavorando con l'acqua dolce. Io posso fare anche la scamorza, che poi viene messa nella salamoia. Allora, questa è la cagliata e si lavora soprattutto a mani nude, perché con l'acqua a oltre 90 gradi non possiamo aggiungere nessun tipo di protezione. Anche se vuoi mettere un guanto, non resiste a quest'acqua. Anche perché noi con il tatto dobbiamo vedere anche la sostenibilità della pasta, se è morbida, se è dura. Invece con il guanto noi non riusciamo a vedere la morbidezza della pasta. Questa, per lavorarla bene, vuole almeno mezz'ora, che deve lievitare e si deve assorbire il latticello per essere lattiginosa. Questo è un tipo di lavorazione che si faceva negli anni 60, sempre a mano. Lavorazione con la mastella di legno, lavorazione a mano. Invece le grandi industrie non hanno questo tipo di lavorazione, perché è meccanizzato. Te ne accorgi quando è morbida o quando è dura e se ho bisogno un po' di acqua. Se ha bisogno un po' d'acqua per farla diventare più lattiginosa, io la aggiungo. Invece a macchina quello è, quello rimane, e diventano come pallotte da ping pong. Non è più mozzarella. Dici, perché sta la differenza del prodotto artigianale al prodotto industriale? E un motivo ci sarà per forza. Oh, la mozzarella viene chiamata mozzarella proprio perché viene mozzata, vedi la mozzatura della mozzarella, come viene staccata. Se la lasci un po' aperta, si infiltra l'acqua e la mozzarella diviene insipida. Ma lo stesso latte vanno fatte due persone diverse, perché quelle saporite e quelle dolci, anche su questo particolare è molto importante. Questo è un lavoro, o lo fai con passione o non lo fai proprio, anche perché si lavora soprattutto la notte per dare un prodotto fresco tutti i giorni. Noi siamo qua da lunedì stanotte, il venerdì a mezzanotte. O perciò sto dicendo, o lo fai con passione o non lo fai proprio. Allora, questi vengono affumicati con la paglia, come si affumicava una volta, artigianale. Questi sono bocconcini farciti, che non è da tutti, non con i liquidi, come fanno tutti. Noi mettiamo più tempo per fare un prodotto bene e artigianale. Si mette un bidone di acciaio, con il fumo naturale viene affumicata, e notate, dalla affumicatura con il liquido alla affumicatura naturale si vede anche dall'aspetto fisico, quella è più nero scuro, invece quella con il fumo naturale è dorato. Vi invitiamo a venire ad assaggiare i nostri prodotti. Noi ci troviamo in via Marco Antonio ad Andria e poi ci abbiamo un altro due punti di vendita a Barletta, uno in via Regina Margherita e l'altro via Achille Bruni, sempre caseificio Santa Croce. Approfittate di assaggiare la nostra mozzarella, perché questa è una mozzarella per molti, ma non per tutti.